Come vi avevo mostrato nel video di qualche settimana fa riguardante il backstage del canale, io aggiungo lo zucchero nel mio caffè. Questo è anche stato possibile grazie a tutti i caffè virtuali che mi sono stati donati finora tramite Ko-fi. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, ovvero tutti quelli che lo hanno fatto, e il link lo trovate in descrizione per tutti coloro che volessero supportare il mio lavoro, il mio canale. Ora, ritorniamo a noi. Sapete chi altro aggiunge lo zucchero? Tutti i linguaggi di programmazione, sì, perché oggi parliamo di zucchero sintattico. Credo che, a parte alcuni linguaggi di programmazione esoterici, tutti i linguaggi di programmazione hanno dello zucchero sintattico, dal C fino a qualunque altro linguaggio di programmazione che sia uscito di recente come Mojo. Ma la domanda è: che cos'è lo zucchero sintattico? Lo zucchero sintattico è l'aggiunta di sintassi in un linguaggio di programmazione che porta in qualche modo un'alternativa a costrutti già esistenti, ma rendono il codice più leggibile. Forse è meglio fare un esempio banale e poi analizziamo altri esempi più nel dettaglio. In C è quasi nella totalità di linguaggi da esso derivato, C++, Java e compagnia cantante, sappiamo che A uguale a più 5 può essere facilmente riscritto come A più uguale 5. È la stessa cosa, semplicemente il secondo modo aggiunge quello che viene definito un operatore di assegnamento composto. Senza gli operatori composti, sì, funzionerebbe lo stesso e potremmo fare gli esatti stessi programmi con una sintassi leggermente diversa. Quindi lo zucchero sintattico sono delle aggiunte inutili? Forse è meglio analizzare altri esempi per rispondere a questa domanda nel dettaglio. Prendiamo questo esempio preso sempre da C. Abbiamo una stringa, AFK, semplice, tre caratteri, nome del canale. Questa riga è la versione docificata dove abbiamo un array dove ogni posizione è un carattere della nostra stringa, cioè abbiamo ogni elemento del nostro array un carattere A, F e poi seguito da K. Adesso facciamo attenzione a questo codice che vi mostro, sempre in C. La prima printf stampa FK, mentre la seconda printf stampa FKFK. Ma che cosa sta succedendo? Perché abbiamo questo risultato strano? Il motivo è che fare una stringa in questo modo non crea un array di tre caratteri, ma in realtà è un array di quattro caratteri, dove l'ultimo carattere è il terminatore di stringa, ovvero un byte con tutti i zero. Questo lo possiamo verificare, basta stampare l'ultimo carattere dell'array e vediamo che è zero. Tutte le funzioni in C che hanno a che fare con le stringhe, come la printf, ma non solo, si aspettano che la stringa sia terminata da tale carattere, il terminatore di stringa. E noi in string2 non abbiamo fatto questo, infatti la printf continua ad andare avanti finché non trova un terminatore di stringa. E se non lo trova, va avanti fino all'infinito, spesso facendo un segmentation fault. In questo caso, un segmentation fault non accade perché nello stack string2 precede string, e quindi quando vai in overflow, diciamo, si ritrova casualmente il primo carattere della stringa, quella fatta nel primo modo, e che è quella effettivamente terminata da un terminatore di caratteri, quindi lui non fa altro che continuare ad andare, ma si ritrova la prima stringa. Quindi in questo caso lo zucchero sintattico ci dà un ulteriore vantaggio dal punto di vista della programmazione, minimizzando potenziali errori come questo che vi ho appena descritto. Anche l'operatore ternario di C è zucchero sintattico per un if else. Una cosa che magari non avete mai pensato è che anche il ciclo for è zucchero sintattico per tutti quei cicli while dove sappiamo quando finiamo. E anche tutti i cicli for basati su range, anche chiamati for each loop, sono a loro volta dello zucchero sintattico. Lo zucchero sintattico permea
ogni linguaggio di programmazione e questo ha dei vantaggi dal punto di vista della leggibilità del codice. Un linguaggio che è pieno, strapieno di zucchero sintattico fino a farti venire la glicemia altissima è sicuramente Python, che mi porta ad affrontare anche un altro argomento. Questo perché lo zucchero sintattico a volte può portare dei vantaggi anche dal punto di vista delle ottimizzazioni del codice. Infatti, come la definizione proprio di zucchero sintattico dice, i costrutti addolciti offrono un'alternativa. Non vuol dire che offrono un'equivalenza. E le alternative possono essere anche ottimizzate, quindi più veloce. E poiché questo discorso è un po' lungo, forse è meglio che ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di zucchero sintattico nei linguaggi di programmazione. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di supportare il mio lavoro facendo una cosa molto semplice che a voi non costa nulla. Cliccate il tasto per iscrivervi al canale perché per me fa una grossa, anzi una grossissima differenza. E quindi proseguiamo con il contenuto che volevo, diciamo, portarvi in questo video, ovvero questo contenuto sdolcinato, e parliamo di quali possono essere i vantaggi dello zucchero sintattico che vi accennavo prima della sigla. Facciamo un altro esempio. Guardiamo questo codice. Qua non faccio altro che prendere dei numeri da 0 a 9 e poi per ognuno di questi numeri faccio una certa operazione. In questo caso faccio i per 10 più 1. E il risultato di questa operazione viene appesa a una lista. Queste tre righe possono diventare una soltanto utilizzando appunto la list comprehension in questo modo. Ora, la list comprehension è dello zucchero sintattico che aggiunge Python. Fa la stessa cosa che abbiamo visto poc'anzi. Tuttavia, il bytecode generato dalla list comprehension è molto diverso dal bytecode generato dal ciclo for che avevo visto, che vi avevo mostrato poco fa. In particolare, notiamo che con il for loop, quello classico, viene chiamato di volta in volta il metodo append e quindi a ogni iterazione viene chiamato questo metodo. Non solo, per ogni iterazione la lista viene messa e tolta dallo stack, quindi abbiamo anche quest'altro aggiunta di overhead. Nella list comprehension questo non avviene. La lista intanto rimane sempre nello stack per tutta la durata del ciclo e non viene invocato il metodo append, ma viene utilizzato un opcode speciale che si chiama list append, che fa la stessa cosa di chiamare il metodo append, ma in maniera ottimizzata, quindi più efficiente. Ovviamente ci sarebbero tanti e tanti esempi che vi potrei portare, ma l'importante è capire il concetto fondamentale. Lo zucchero sintattico è una sintassi alternativa a qualcosa che già il linguaggio di programmazione contiene, ma permette di farlo in maniera più leggibile e, a seconda dei casi, perché non è sempre così, anche più performante. Per fare questo video ho fatto delle ricerche e ho notato che solamente un canale in Italia parla di zucchero sintattico. Sembra che sia una cosa non molto discussa, però è una cosa che io conosco dai tempi dell'università, quindi da una quindicina d'anni insomma. Dove c'è uno Ying, c'è uno Yang. Dove c'è lo zucchero sintattico, abbiamo anche il sale sintattico. Con questo termine, sale sintattico, si fa riferimento a delle caratteristiche del linguaggio, quindi sempre della sintassi del linguaggio, che evita, ovviamente dove possibile, la scrittura di codice di cattiva qualità. È un modo che ha il linguaggio di programmazione attraverso la sua sintassi di obbligare i programmatori a fare una cosa, onde evitare che si possa creare del codice buggato. Alcuni ritengono, per esempio, che dichiarare i tipi delle variabili, cosa che è normalissima in C e linguaggi di programmazione simili, è normalissima, sia sale sintattico. Oppure, il blocco unsafe di C#,
che senza di esso non si possono utilizzare i puntatori. È sale sintattico. Le eccezioni controllate di Java, dove il programmatore è obbligato a dichiarare quale eccezione controllate un metodo può lanciare durante la sua esecuzione, è anch'esso sale sintattico. E così via, anche qua si possono fare tanti e tanti esempi. E voi, cosa ne pensate? Sapevate che avevate messo lo zucchero e il sale nei vostri programmi per anni senza saperlo? Fatemelo sapere, come al solito, qui sotto nei commenti. E io non faccio altro che ringraziarvi, come al solito, per aver trascorso il vostro tempo qui con me. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!